Bene, benissimo. Su, avanti. Quel ramo. Ma non ci siamo. No, quello, se facciamo l'ultimo. Il finale è capito. Quello, è quello. Però? Leggo della porta. Mi è stata strappata. Ma si vedete qui, se lei, signor maestro, tentasse di lasciarvele dire tutte e due le parole. E tu tenta, anzi, tentate tutti. Quel ramo del lago di Como. Che volge. Ma lo sei, tu, che dovresti essere niente meno che il protagonista, come dici. Quel ramo. È come se tu dicessi quel me. Anzi, peggio, quel manubrio, quel freno, quel volante. Ma no, vedi, dopo il cuore, la parola ra, deve incarnare, deve proprio essere lui, quel ramo, e non l'altro. Ah, so bene, vi siete tutti venduti a quelle fanzone televisive che hanno finito per togliervi ogni senso di che sia qui il mestiere dell'attore. Fantasia, scatenata, il corpo che gli mette le catene, la libertà che divora ogni suo confine, che nascano, corpo, libertà, fantasia, ma le parole, sì, come fanno le rose, le tele, ecco, o le canine, là, sui loro cespi, o come fanno i baci sulle labbra, anche le più stanche, anche le più vecchie, le mie, Francesco. Il mestiere dal dialetto mestiere o dal francese métier, Francia, Paris, je te aime, mon pays, Parigi. Capirete, forse, un giorno, tra rimpianti, nostalgie di giovinezze perdute, cosa sia divina, umile, gloriosa, sacra, mormorante, urlata, strozzata, incasinata, assassinata, ma poi redenta parola.